Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Sin dall'inizio del Grande Fratello 2023 si è compreso il potenziale di Fiordaliso come il suo limite. La zia dello spiato appartamento di Cinecittà, a detta di tutti i fandom che popolano Twitter ed Instagram, non prende mai posizioni nette e chiare, rimane nel mezzo. Beccata a sparlare della amica Beatrice Luzzi. La voce di Non voglio mica la luna era con Letizia Petris, Greta Rossetti e Perla Vatiero quando, come al solito, hanno iniziato a parlare di Beatrice Luzzi e del suo rapporto con Vittorio Menozzi, come col resto del suo nuovo gruppo di amici del Grande Fratello 2023. Una parte di pubblico è furiosa con Fiordaliso. Grande Fratello, bufera del pubblico su Fiordaliso. Sembra che questa sia la volta decisiva. Il web era stanco da mesi e quest'ultima sarebbe la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Fiordaliso gravita in continuazione tra una fazione e l'altra e secondo diversi spettatori del Grande Fratello 2023 si tratta di una vera e propria strategia per rimanere a galla in gioco. Proprio lei che sbandiera da settimane la sua amicizia con Beatrice Luzzi ne ha sparlato e a bassa voce. Secondo le comari, soprattutto per Letizia Petris e Rosy Cin che non perdono un'occasione per dire un qualcosa di negativo sull'attrice di Vivere, hanno sostenuto insieme alla coinquilina che la rivale di reality tenga in pugno Vittorio Menozzi e il suo nuovo gruppo di amici chiamato online Casa Luzzi. Il modello ha però sempre dimostrato di sapersi difendere. Se avesse avuto problemi simili si sarebbe allontanato, no? La tensione tra le due è cominciata con uno scherzo della cantante, che aveva detto a Sergio D'Ottavi di un bacio tra il Menozzi e la Rossetti, di cui lui è cotto, in sauna. Tutti eccetto il cuoco sapevano fosse uno scherzo, tranne la Luzzi che si è arrabbiata con l'altra per non averlo svelato pure a lei, è un torto ai fan. L'ha detto a loro. Non guardano tutti H24. Non si fa l'occhiolino, non me lo hai fatto, le ha detto stizzita. Mi ha detto che non mi devo permettere di dire queste cose e il fatto è che vuole avere Vittorio sempre sotto controllo. Non glielo puoi toccare perché è come un suo bambino, ha rivelato dopo Fiordaliso alle sue confidenti che le hanno dato ragione. Lei si è arrabbiata perché Vittorio non lo ha detto prima a lei, la teoria della star canora. Che abbia ragione o meno, a molti, in rete, non è piaciuto il suo solito sparlare invece che dire le cose in faccia. Come sempre le tutto solo alle spalle, meglio la sfuriata esagerata di Bea che la vigliaccheria della zia, perché non l'affronta, visto che è tanto amica, si legge infatti online. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.